Ciao, vediamo subito come creare un effetto mezzi toni con delle sfumature alle estremità e magari anche con una leggera distorsione, il tutto però che sia gradevole come risultato finale. E alla fine di questo video realizzeremo anche un pattern con l'effetto finalizzato. Vediamo subito come. Selezioniamo lo strumento testo e andiamo a digitare la nostra parola, quella sulla quale vogliamo applicare l'effetto. In questo caso io ho utilizzato come font una variabile di Helvetica, Helvetica 87 Condensed, modalità Eevee, quindi abbastanza marcato, ma chiaramente possiamo utilizzare il font che vogliamo. Un consiglio potrebbe essere quello di utilizzare un font chiaro, pulito, in modo da enfatizzare poi tutti i vari filtri che andremo ad applicare e personalizzare all'effetto finale. Una volta digitata la nostra parola, magari proporzionata anche in modo abbastanza grande, all'interno della tavola di lavoro, con una dimensione che potrebbe essere 202x1A4, oppure possiamo andare a proporzionare semplicemente selezionando la nostra scritta e poi con la combinazione di tasti Shift più clicchi del mouse la possiamo andare a rendere grande quanto vogliamo in base alle nostre esigenze. Per prima cosa andiamo ad applicare un effetto distorsione a bandiera, quindi andiamo sul menu Effetto, Altera, Bandiera. Qui possiamo decidere chiaramente varie opzioni per curvare e distorcere l'orientamento del testo, per esempio modalità orizzontale, spostando la curva verso sinistra o verso destra, e chiaramente anche la modalità di distorsione, se deve essere distorta in modo orizzontale piegandosi in avanti e ingrandendosi all'inizio, oppure possiamo modificarla in modalità verticale. Chiaramente in quel caso orienteremo la distorsione lungo l'asse verticale. Possiamo lasciare anche inalterate queste due opzioni, in questo caso è consigliabile, e lasciare appunto magari una curvatura orizzontale. Plaghiamo la modalità anteprima per vedere live le nostre modifiche e clicchiamo su OK. Ora andiamo subito ad applicare un effetto di sfumatura però radiale, quindi con il testo, con l'effetto selezionato. Torniamo sul menu effetto, andiamo alla voce sfocatura, e poi sfocatura radiale. A questo punto applichiamo un fattore che va da 10 a 12 con una qualità migliore, e va benissimo anche il metodo rotazione. Clicchiamo su OK. Abbiamo applicato pure la sfocatura radiale, quindi che parte dal centro e si irradia fino all'estremità, mantenendo la parte centrale, in questo caso rappresentata dalla lettera E e leggermente dalla lettera F e T, come quelle un po' più nitide a livello di risoluzione. Ora andiamo a rasterizzare il testo trasformandolo in un'immagine, quindi operiamo questa conversione necessaria per procedere a finalizzare l'effetto. Clicchiamo sul menu Oggetto, Rasterizza. Nel pannello opzioni chiaramente la prima voce che ci viene messa a disposizione è la scelta del modello colore. In questo caso la scelta di default è quadricromia CMYK, perché il file è stato creato con il profilo colore della quadricromia. Lasciamo tutto così com'è, manteniamo le tinte piatte e clicchiamo su OK. Abbiamo leggermente anche modellato l'effetto rendendolo un po' più contenuto. E ora passiamo al passaggio chiave. Torniamo sul menu effetto, andiamo su effetto pixel e colore mezze tinte. A questo punto diamo un raggio massimo che può essere di 10 e assicuriamoci di dare un valore in gradi per ciascuno dei quattro canali della quadricromia di 100. Infine clicchiamo su OK. Ed ecco qua, abbiamo generato l'effetto delle mezze tinte sul testo e sulla sfocatura radiale. A questo punto possiamo andare a tracciare la nostra immagine trasformandola in un tracciato vettoriale. Andiamo quindi sul menu Finestra, selezioniamo Ricalco immagine e da questo pannello opzioni possiamo andare a dare le caratteristiche che ci permetteranno di costruire il nostro vettoriale, trasformando quindi l'immagine in un tracciato. Lasciamo come modalità di visualizza il risultato di ricalco e chiaramente anche bianco e nero, perché stiamo lavorando in bianco e nero. Dopodiché la soglia dei pixel la portiamo al massimo, magari 254 anziché 255. Dopodiché aumentiamo al massimo anche il valore di tracciati nella scheda avanzate e al minimo gli angoli e il disturbo. Chiaramente operiamo sui riempimenti e sull'allineamento delle curve delle linee. Flaghiamo anche la possibilità di ignorare il bianco e per vedere il risultato in corso d'opera possiamo andare a flaggare l'anteprima. Questo è l'effetto della nostra trasformazione da immagine a file vettoriale, ma chiaramente mantenendo sempre flaggata la modalità anteprima senza chiudere il pannellino delle calco immagine, possiamo andare a modificare live alcuni di questi valori, per esempio diminuire la soglia dei pixel portandoli a essere un pochino più chiari e magari anche diminuendo il valore dei tracciati per rendere più nitidi alcuni dettagli delle lettere, magari aumentare leggermente gli angoli e il disturbo. Chiaramente quando siamo soddisfatti del nostro risultato togliamo il flag dall'anteprima e andiamo a ricalcare. Chiudiamo il pannello opzioni e nel pannello dinamico nella parte alta andiamo a cliccare su espandi ed ecco qua, abbiamo vettorializzato la nostra immagine. Cliccando su Add a tastiera vedete
vedremo tutti i punti di ancoraggio che formano chiaramente il tracciato. Ora andiamo a selezionare il nostro testo con l'effetto, ridimensioniamolo, quindi Shift più clic del mouse, andiamo poi sul menu oggetto, pattern, crea, si aprirà il pannellino opzione del pattern, qui possiamo decidere chiaramente come deve essere distribuito il pattern all'interno del riquadro di lavoro. Automaticamente si dice che il nuovo pattern è stato aggiunto al pannello campioni, infatti lo vediamo qui. Possiamo dare un titolo, chiaramente possiamo dare la modalità con la quale deve distribuirsi nell'area, potrebbe essere griglia o mattoni per riga, chiaramente possiamo anche decidere la quantità di copie con la quale si deve distribuire, è molto importante lo spostamento dei mattoni, se per esempio devono essere un mezzo, due terzi, tre quarti, questi chiaramente determineranno la quantità di oggetti all'interno della riga in base appunto allo spostamento. Possiamo anche attenuare l'effetto, magari se deve rappresentare uno sfondo da 100% lo possiamo ridurre a 70% o 50%, questo se dobbiamo poi metterci degli elementi da sopra, oppure se lo sfondo è l'elemento principale possiamo lasciare al 100%. A questo punto possiamo chiudere il pannellino opzioni, uscire qui dalla parte in alto dalla modalità di lavorazione del pattern, intanto è salvato qui il nuovo campione. A questo punto questo lo possiamo lasciare al di fuori. A questo punto andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, dopodiché assicuriamoci che i colori in primo piano e la traccia siano annullate, andiamo a tracciare il rettangolo su tutta l'area di lavoro, quindi sull'intera tavola del segno. Poi ci spostiamo nel pannello campioni e andiamo a selezionare il pattern che abbiamo creato. E sempre a proposito di pattern, ho realizzato un video in cui ti mostro tutti i passaggi per poter realizzare da zero un pattern efficace e dalle mille variabili con Adobe Illustrator. A quel punto sì che sarai il padrone di questo mezzo e di questa tecnica e potrai sbizzarrirti come preferisci per le tue grafiche. Ti lascio qui il video, ti ringrazio, ciao e alla prossima!